Paolo Roberto Greco, trainer della formazione della Propellaro, che ha passeggiato, ha fatto soggiorno e turismo qui sulla costa ionica, in quel di Melito Porto Salvo contro il Borgo Acreganico, 3 punti per accorciare le distanze rispetto alla battistrada Ravagnese. Sì, direi che più che altro siamo stati bravi oggi a affrontare la partita con determinazione e concentrazione, perché non è mai facile. Il Borgo finora ha dimostrato di essere un'ottima squadra come noi, quindi siamo stati bravi, concentrati, ci siamo allenati anche bene, sinceramente, nel periodo delle feste, dove magari è un po' difficile che le squadre riescano a raccogliere il numero di giocatori giusti per allenarsi. Quindi oggi abbiamo dato dimostrazione che possiamo tranquillamente stare tra le prime, sicuramente 3-4 squadre, da qui fino alla fine. Poi ce la giocheremo con tutti. Quindi panettoni, petrali, frittole e curcucci, ma soprattutto scarpinare. Sì, soprattutto, ci siamo allenati bene, ci siamo allenati sempre, tranne qualche giorno del periodo festivo 24 e 25 e 26, il resto ci siamo sempre allenati, è giorno 1 che ovviamente era Capodanno, quindi abbiamo lavorato bene. Propellaro padrona del campo, in difesa, centrocampo, all'attacco, ha fatto il bello e il cattivo tempo, quel che ha voluto. Ha giocato soprattutto con la testa sulle spalle, come richiede il trainer. Sì, siamo stati umili, questa è la cosa fondamentale. Siamo stati bravi ad affrontare la partita proprio come dicevo prima, con determinazione, perché queste sono partite che se non le prendi col piglio giusto, dove è difficile metterti di nuovo in carreggiata. Però siamo partiti bene e abbiamo finito meglio, sinceramente. Abbiamo sfruttato, a differenza delle altre volte, le palle che abbiamo avuto, le occasioni per fare gol. 4-4-2 classico, che può diventare 4-3-3 o 4-3-1-2, fino a 4-3-2-1. Sì, diciamo che abbiamo parecchi interpreti che possono svolgere al meglio il ruolo, quindi anche se ancora sinceramente è brutto dirlo perché di solito non parlo mai degli assenti, però abbiamo ancora due o tre persone di spessore che ci stanno mancando, però conta poco, alla fine ragazzi si allenano tutti, sono tutti uguali per me, quindi abbiamo la facoltà di poter durante la partita, anche a partita in corso, cambiare ripetutamente anche il modulo, fortunatamente grazie ai giocatori. La regular season prevede adesso quale match? Ora andiamo a giocare a bianco contro il bianco domenica prossima. Quindi adesso la squadra ha, diciamo, ingranato la marcia giusta e schiacciato l'acceleratore a tavoletta per lanciare il guanto di sfida alla battistrada Ravagnese, praticamente un derby in casa. Sì, come dicevo precedentemente, noi siamo una squadra abbastanza, è stata costruita abbastanza bene la nostra squadra, quindi fino alla fine lotteremo con il Ravagnese, ma non solo, secondo me. Ci sono parecchie squadre che si inseriranno nella corsa. L'importante è mantenere fino alla fine, cercare di stare il più alto possibile e poi alla fine tireremo le somme. Campagna acquisti? A dire il vero abbiamo preso Ciccone e poi qualche altro giocatore ci è sfumato, sinceramente alla fine, credevamo di averlo dentro. E poi alla fine non è potuto venire, però l'importante era prendere un giocatore di spessore. Abbiamo preso Ciccone, che sinceramente è un ragazzo che ha giocato 2 partite con noi finora e ha dimostrato di essere un ragazzo che ci può fare la differenza. La Propellaro continua a giocare a Bocale in attesa che il vecchio stadio Iaria venga attrezzato con un tappetino dal comune di Reggio Calabria. Sì, attualmente giochiamo ancora a Bocale, certo giocare a Pellaro sarebbe il massimo perché magari avremmo il supporto anche delle persone di Pellaro. Giustamente potrebbe essere il 12° uomo in campo, no? Come si suol dire. Però al momento giochiamo in un bel campo comunque, quindi non ci possiamo lamentare. Per come giochiamo noi ci fa sfruttare al massimo le caratteristiche che abbiamo. Quindi aspettiamo il responso ora da parte del comune o comunque di chi di dovere per costruire questo campo a Pellaro. Mister Cormaci, diciamo che non è contento né del risultato e né del gioco oggi, ma aveva di fronte una delle formazioni, diciamo, tra quelle che godono dei favori del pronostico, c'è la Propella. Sì, sapevamo che affrontavamo una squadra forte, quindi non è una cosa che non sapevamo, quindi loro sono stati abili e bravi a trovare su una nostra grossa disattenzione il primo gol, quindi poi il calcio spesso l'episodio che apre la partita diventa decisivo, quindi loro sull'1-0 poi ovviamente avendo degli attaccanti veloci sono riusciti poi pure sul finale del primo tempo a andare sul 2-0, quindi poi diventa molto difficile. Sul terzo gol è arrivata la Befana.
Vabbè, è un regalo, gli errori capitano a questi livelli, poi Demetrio è uno che è fermo da più di 7 anni, quindi stiamo cercando di recuperarlo, quindi gli errori succedono, quindi dobbiamo... Ma non, sicuramente non è colpa del singolo, ma si perde tutti e si vince tutti, quindi dobbiamo imparare questa lezione e abbassare la testa e continuare ad allenarci, perché se no andiamo in difficoltà, perché ancora, come dicevo prima, io prima ci salviamo e poi si pensiamo ad altro. Evidentemente abbiamo iniziato a pensare ad altro, prima dobbiamo fare i punti salvezza, poi vediamo quanto siamo bravi e capaci di sorprenderci. No, però tutte le domeniche non incontrerete squadre di alta classifica. Sì, ma noi siamo in grado di vincere e perdere con chiunque, quindi la classifica non la dobbiamo semplicemente guardare, secondo me, perché se affrontiamo la squadra che si chiude tante volte diamo difficoltà, tante volte invece ci saltiamo con le squadre forti, quindi è un campionato che noi dobbiamo vivere alla giornata, domenica dopo domenica, e cercare di portare più punti a casa prima possibile. A partire dal prossimo turno, quando il Borgo Grecanico incontrerà... La Deliese, che è un'altra squadra che lotta per ambire il salto di categoria, quindi per di più abbiamo pure la partita fuori casa, quindi... andiamo, ce la giochiamo come tutti, come l'abbiamo fatto pure oggi. Dobbiamo fare complimenti soprattutto solo al Pellaro, che è stato più bravo di noi oggi. Avete ricevuto un bel regalo ad inizio di partita, c'è stata quella breve cerimonia per l'assegnazione, per il conferimento di questo defibrillatore da parte dell'Aves. Sì, noi diciamo quasi per caso ci siamo presentati una mattina e facevano una raccolta sangue al campo. Con un po' di giocatori abbiamo donato il sangue, io lo faccio regolarmente, quindi gli ho proposto ai giocatori, chi se la sentisse, di poter donare il sangue, molti hanno accettato, e quindi poi il presidente qua della sezione di Melito ci ha detto che ci voleva regalare un defibrillatore, quindi la cosa è nata così per caso, poi ha prodotto questo defibrillatore che oggi ci hanno donato, quindi grazie all'Avis di Reggio Calabria e alla sezione di Melito. Questo è il momento di rinnovare gli auguri soprattutto ad Andrea Colo, che ha avuto la frattura del tibia e perone. Sì, Andrea è stato operato, ora gli auguriamo di tornare prima possibile in campo. Loro sono stati bravi anche a sopperire all'assenza di Colo. Noi abbiamo avuto oggi qualche giocatore si è alzato dal letto oggi con la febbre alta da 3-4 giorni, quindi... E col capitano squalificato, Alberto Sgro. Sì, con Alberto pure squalificato, però questo non deve essere sicuramente un alibi o una scusante. Oggi potevamo fare sicuramente meglio, sicuramente non credo ci sia un 3 gol di scarto sul divario, però abbiamo regalato almeno 2 gol, quindi quasi 3. Sì, quindi questo poi alla fine, per chi non ha visto la partita, senza nulla togliere ai meriti della Pro Pellaro, che è una grossa squadra. Sì, poi noi non siamo riusciti in qualche occasione che abbiamo avuto a segnare il gol che poteva riaprire la partita, e poi la partita è incanalata così sul 3-0. Loro sono due episodi da Moviola in cui l'arbitro avrebbe potuto concedere almeno un calcio di rigore. Ma no, ma non è questo il problema, non è inutile arrampicarsi sugli specchi. Oggi abbiamo perso, dobbiamo compattarci e pensare alla prossima partita e basta. Ecco, il presidente Salvatore D'Aleo, anche scrittore e saggista, perché ha pubblicato una interessante e importante storia sulla Pro Pellaro. A lui il microfono per commentare questo match. Niente, il match si è svolto come noi pensavamo, anche se sapevamo di affrontare una squadra abbastanza forte, abbastanza vivace nel gioco. Noi abbiamo un obiettivo e lo seguiremo, cioè sono un po' presuntuoso, noi giocheremo ancora per vincere il campionato. Al di là
di quello che deciderà la Lega sul ricorso fatto da una squadra non antagonista. Rinforzeremo ulteriormente la squadra con qualche altro innesto, ci stiamo lavorando. Anche per rinverdire gli allori di un tempo, la gloriosa Propellaro 1919. Infatti quest'anno abbiamo già festeggiato il centenario, l'abbiamo festeggiato alla grande, una mostra fotografica, una festa che abbiamo fatto sul lungomare, proseguiremo quest'anno. Il nostro obiettivo è portare questa società dove era, cioè almeno qualche gradino più sopra. Quest'anno ci tenteremo in tutti i modi e speriamo di riuscirci. Per riportarla soprattutto nel vecchio glorioso impianto, oggi intitolato ad Attilio Iaria, sembra che il Comune di Reggio si stia attrezzando per effettuare qualche maquillage, un restyling con tanto di tappetino e tribunetta. Cosa c'è di vero? O quantomeno auspicabile. C'è un progetto, però come sempre il Comune di Reggio, qualunque sia la giunta, va molto a rilento. Noi quest'anno presseremo perché la nostra società si vuole organizzare per avere un settore giovanile che è vitale per noi, perché sennò gli sforzi che facciamo sono inutili, devono giocare i ragazzi, non devono giocare persone grandi. E quindi il settore giovanile e poi anche per far ritornare i tifosi nel loro stadio. Noi a Pellaro l'anno scorso avevamo 200-250 persone, quest'anno al Campoli viene meno gente perché non sente il campo suo, e questo è proprio quello che chiedo agli nostri assessori di Reggio, di spingere perché la Propellaro possa avere il campo che ha fondato la Propellaro. Cioè la Propellaro che ha fondato il campo, che lo ha tracciato, non a campo. Cioè è una cosa questa un po' strana. Quest'anno festeggiamo il centenario, speriamo che ci facciano sto regalo, e noi gli faremo il regalo di portarla, speriamo, in una categoria superiore. Grazie. Vincenzo Napoli, Cecio per gli amici, è sempre al microfono. Il microfono deve venire in tutte le situazioni, belle, brutte, meno brutte. La realtà è questa: abbiamo perso, loro hanno meritato di vincere, tre errori in cui loro non ci hanno perdonato, e i fatti sono che purtroppo sostituire alcuni giocatori in una squadra in ruoli particolari non è facile, perché poi alla fine sul piano del gioco, ma un pareggio forse sarebbe, ci poteva pure stare. Sul piano delle occasioni, loro hanno avuto tre occasioni sul nostro errore, li hanno sapute sfruttare. Bravi a loro, e noi adesso partiremo concentrati per la salvezza, poi vediamo il da farsi, anche perché cioè, la squadra gioca, i ragazzi ci sono, anzi oggi ha esordito un allievo, Bartone, la prima volta che lo vedo onestamente, un ragazzo del genere va tenuto sotto osservazione sicuramente, quindi gli elementi ci sono, la volontà c'è. Nel ciclo di una squadra ci sono questi inconvenienti di percorso, questi momenti negativi. Dobbiamo ripartire, vediamo qual è la volta buona, la domenica prossima con l'Adelies, non sappiamo. Comunque tutto sommato sta andando secondo le previsioni, cioè per la salvezza tranquilla, tra virgolette. Allora, che le previsioni a 22 punti possono essere che la salvezza si potrebbe stare tranquillamente, va bene, ma guardando la realtà dei fatti, delle squadre che ci sono, per l'opportunità di dare a merito una squadra magari in altra categoria, si poteva puntare e si spera di puntare più là, massimo un quinto, sesto posto. Purtroppo adesso la realtà dice che dobbiamo salvarci, rimboccarci le maniche. Il mister sicuramente si rimboccherà le maniche, però io sono abbastanza ottimista perché la squadra c'è, i giocatori ce li ha, dei buoni giovani, quindi bisogna soffrire, ci sono dei passaggi come nella vita dove uno ci sono i momenti buoni, i momenti negativi, e dai momenti negativi si deve uscire alla grande, e lui secondo me ha la capacità perché il gruppo c'è, quindi ne usciremo sicuramente. Ricapitalizzare gli errori. Ma ricapitalizzare, se guardiamo la partita al video stasera, domani vedremo che è stata una punizione, una posizione sbagliata del centrale che giocava là per necessità
di sostituzione dell'altro compagno, quindi sono è una strenna natalizia sul terzo gol, anzi l'arrivo della vecchietta della Befana a dosso di una scopa. È tutto dal primo al terzo gol sono tutti quasi uguali, cioè, c'è una distrazione, c'è un non collegamento tra i giocatori e qualche distrazione di troppo che giustamente dopo le feste ci può stare e chi non ci dovrebbe stare, tutto qua.